Luigi Bassano, ecco una selezione di alcune tra le principali notizie che abbiamo trattato nel corso della settimana. Il primo giorno del senso unico alternato in via Tabacco, si badi bene, senso alternato regolato dai cartelli e non doppio senso di marcia, è finalmente operativo per la soddisfazione della giunta che lo aveva promesso il primo giorno di insediamento. La strettoia era notoriamente pericolosa per pedoni e ciclisti, tanto che nel 2017-2018 il quartiere si era espresso per iscritto con soddisfazione per l'istituzione del senso unico di una ciclabile. Quello stesso quartiere che per bocca del suo presidente si invece detto entusiasta della via nuovamente a doppio senso o quasi. Il mondo cambia, le idee pure, e non si può che comprendere che per una parte dei bassanesi fare l'intero giro del quartiere fosse una grande scomodità. Ma la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti era stato il motivo della scelta del senso unico, perché con le auto in entrambe le direzioni la strettoia diventa oggettivamente pericolosa. Guardate. Il fatto nuovo, che regole alla mano ha permesso alla giunta di ritornare al passato, è dovuto a questa pista ciclopedonale nuova, realizzata velocemente parallelamente alla ferrovia e che porta da via Tabacco al parcheggio della stazione, su cui si dovrebbe deviare la cosiddetta viabilità dolce, ossia pedoni e ciclisti. Ma in 45 minuti cronometrati di persone ne sono passate una a piedi. E non ci è rimasto altro che riprendere noi stessi e guardarci in giro, chiedendoci se la pista sia sostanzialmente poco utile e scomoda come percorso, oppure se si tratti solo di una questione di primi giorni di rodaggio. Resta il fatto che nessun ciclista o pedone allungherà mai la strada di parecchio per andare verso il Brocchi, ma proseguirà invece per via Tabacco, e il pericolo, anche se verrà messo un divieto alle bici, nei fatti rimarrà, come si può facilmente notare. Ora la domanda è: accontentare il quartiere per una strada più comoda ma generare pericolo, oppure limitare i pericoli ma scontentare parte del quartiere? Vince il consenso o vince il buonsenso? Non facile per ora rispondere, un solo consiglio: magari il primo giorno di apertura della strada pensare di mettere un paio di vigili forse non sarebbe stata una cattiva idea. Mentre la parte superiore del Ponte Vecchio appare ingabbiata da una foresta di tubi per i lavori alla tettoia e alla balaustra, e prima ancora che si inizi a preparare il cantiere per il restauro delle ultime due stilate, quelle verso Borgo Angarano, ecco che un problema rimasto aperto torna a fare timidamente capolino. Il punto è questo: non si sa ancora come rifare la pavimentazione del ponte. Il perché, è opportuno ricordarlo, va ravvisato soprattutto nel fatto che il Ponte Vecchio nei secoli, oltre a essere stato ricostruito in modi diversi più e più volte nei secoli, ha avuto altrettanto pavimentazioni, anzi sicuramente più pavimentazioni di quanto siano state le ricostruzioni stesse. La risposta, facciamola come l'originale del Palladio, non è per nulla una soluzione, perché allo stato attuale delle ricerche non abbiamo documentazione inoppugnabile che ci dica come fosse la pavimentazione del grande architetto, qualora poi l'avesse veramente pensata. Così abbiamo certezza che nel tempo si è passati sul ponte, oltre che su lastroni in pietra, su ciotoli, su ghiaia mista terra battuta, su terra battuta mista sabbia del Brenta, e addirittura, molti ricorderanno, l'unica pavimentazione che nessuno vorrebbe mai più vedere, ossia l'asfalto. Ed anche i cittadini che noi avevamo sentito a gennaio hanno le idee più varie. Lei che pavimentazione vorrebbe per il ponte? Secondo me una volta era di legno e quindi la rifarei quella, perché il pavimento ultimo era difficile a camminarci sopra. Legno, travi di legno. Facciamo un ciottolato. Come fuori, sul pavè. Secondo me mantenendo lo stile della città, quindi o ciottolato o lastre di pietra. Come secondo lei dovrebbe essere fatto? Beh, adesso questo dovrebbero metterlo a posto e poi deve essere fatto di legno. Bisogna vedere il progetto del ponte iniziale e fare una cosa molto simile che richiami questo progetto del Palladio. La giunta Poletto forse avrebbe preferito una pavimentazione in legno. L'attuale giunta ovviamente non può essere dello stesso avviso e sembra propendere per l'acciottolato, spiegando che in questo modo si riuscirebbero a gestire meglio le infiltrazioni. Una consultazione popolare, un referendum, un sondaggio cittadino anche online tra la popolazione, se non si dovesse dover sciogliere una questione tecnica, potrebbe essere più che benvenuta. La scorsa giunta si era detta disponibile ad ascoltare i cittadini, perché non anche quella in carica? Aspettiamo le vostre opinioni al numero di WhatsApp della redazione 340 3218
379. Niente da fare per chi si aspettava tre belle giornate di spettacolo al Castello degli Ezzelini. Opera Circus, nell'ambito di Opera Estate, ha visto saltare tutte e tre le date, 13, 14 e 15 settembre. Il comunicato è stato quello di imprevisti e imprevedibili motivi di natura tecnica, poi spiegati in un successivo comunicato congiunto. Per farla breve, come intuibile, si tratta di motivazioni di sicurezza ravvisate dai vigili del fuoco. Solo che gli spettacoli lì si sono sempre tenuti e questa volta l'amministrazione e gli organizzatori si sono trovati presi in contropiede. Il problema tecnico si è rivelato insormontabile in quanto inaspettato. In edizioni ed iniziative precedenti svolte all'interno di Piazza Castello non c'erano stati problemi. Questa volta il problema c'è stato, l'amministrazione si è mossa con la massima allerta e solerzia. Gli incartamenti che abbiamo presentato non sono stati ritenuti sufficienti dalla Commissione di Pubblico Spettacolo. C'è stato un atteggiamento, un approccio assolutamente diligente e collaborativo da parte dell'amministrazione di Opere Estate. Questa volta purtroppo per problemi di sicurezza non è stato possibile dare spazio a questa festa, anche se ci sarebbe tanto piaciuto. L'opposizione è insorta chiedendo spiegazioni e non facendo sconti al sindaco, che ricordano è anche responsabile per l'assessorato alla cultura. Non ho memoria di spettacoli di Opera Estate rinviati in tempi così brevi, quindi a ridosso dall'esecuzione per motivi di natura tecnica, quindi sono davvero curioso di conoscere approfonditamente questi motivi di natura tecnica, perché è una grande perdita per tutti quelli che avevo desiderato partecipare, ma anche per la valorizzazione del Castello degli Ezzelini, che è il luogo più antico di Bassano. Il complotto è un'ipotesi plausibile. Mi auguro che siano davvero motivi di natura tecnica insuperabili, perché problemi tecnici per chi amministra ce ne sono ogni giorno. Il problema è di trovare il percorso per superare i problemi tecnici e garantire comunque il risultato. Il sindaco Pavan però ribatte che alla sua giunta il castello interessa e come. Un nostro preciso obiettivo è quello di valorizzare Piazza Castello. Abbiamo dei progetti che sono importanti, questo è un evento spiacevole che però non altera assolutamente la nostra volontà di valorizzazione di quegli spazi. Ricordo, e lo comunico nuovamente, che l'aver rimesso, riportato alcune macchine all'interno di Piazza Castello è solamente una circostanza provvisoria, fin tanto che il problema dei parcheggi non verrà risolto in maniera radicale per la città. Chilometri di coda, traffico bloccato per ore dalle 3 del pomeriggio lungo la Valsugana. Siamo a Pove del Grappa, dove durante le operazioni di riempimento di una cisterna al distributore di benzina Vallotto qualcosa è andato storto e si è verificata una pericolosa fuoriuscita di gas GPL. Immediato l'allarme che ha portato sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri. Valsugana, le strade limitrofe e la linea ferroviaria bloccate per evitare incidenti, vietato qualsiasi avvicinamento. Sul posto i pompieri da Vicenza, Castelfranco, Cittadella, coordinati dal funzionario di guardia, gli operatori del nucleo NBCR, il nucleare biologico, chimico, radiologico, per la messa in sicurezza del luogo, visto che il GPL si deposita sul fondo e crea pericolose bolle che, se non trattate correttamente, potrebbero esplodere. Per un monitoraggio più approfondito, l'elicottero Drago 81 ha effettuato un sopralluogo della zona dall'alto. I lavori procederanno a lungo. Gentili redattori di Rete Veneta, mi chiamo David Vialetto, vi scrivo a nome del gruppo Alpini di Paderno del Grappa. Vorremmo mettervi a conoscenza di un increscioso fatto accaduto domenica della scorsa settimana. Inizia così l'accorata lettera indirizzata a Rete Veneta da sempre televisione amica degli Alpini. Va detto, prima di proseguire nella lettura, che nella piazzetta comunale di San Giacomo, il 25 aprile 2015, è stata posata una statua di marmo raffigurante un alpino. Purtroppo però, continua la lettera, vili mani
mani guidate dalla testa vuota, come almeno l'anima di qualche mascalzone, hanno vilipeso l'opera per la quale tanto ci siamo prodigati. Per ironia della sorte, a scoprire la malefatta è stata proprio Luigi Citton, autore della scultura, anche gli alpino che con la moglie passava di lì per caso. Qualche lazzarone, leggiamo ancora, ha ben pensato di abbassare la bandiera, stracciarla e metterla al collo dell'alpino a guisa di sciarpa. È seguita la denuncia verso ignoti e si attende di capire l'autore del brutto gesto. Confidiamo nel vostro importante aiuto. E noi di Rete Veneta facciamo quindi la nostra parte, con un invito a presentarsi da noi, chiunque sia l'autore del gesto, e a chiedere scusa a tutti gli alpini, anche coloro che sono andati avanti. Siamo pronti, ansiosi ma pronti. Emozionate? Sì, tanto. Tanto, tanto. Spero di andare bene a scuola e divertirmi tanto con i miei amici. Confessa, hai studiato quest'estate, ti sei preparato per le medie? E in realtà non tanto. Io ho studiato, però le medie sono molto più difficili delle elementari e quindi punterò a fare il meglio di me. Le emozioni e le paure sono quelle di sempre, così come purtroppo i problemi che accompagnano l'avvio anche di questo nuovo anno scolastico. Centinaia le cattedre ancora vuote nell'intera provincia, le difficoltà nei trasporti pubblici, il tema dei bambini non vaccinati, sono 826 quelli dell'US7 che non potranno entrare negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia. A Bassano abbiamo 12.000 studenti, dei quali 8.000 alle superiori, ovviamente perché arrivano da tutto il territorio, e quindi è un numero molto molto consistente da gestire a livello di trasporti, ovviamente a livello anche di strutture. Numeri importanti, certo. D'altro canto ricordiamo che con i suoi 2.300 iscritti il liceo bassanese Brocchi è quello che ha più studenti di tutto il Veneto. Qui siamo alla scuola media Fraccaro di Bassano del Grappa. Ecco la cerimonia di apertura dell'anno scolastico con il benvenuto ai ragazzi che iniziano la prima. Ci sono le autorità per i saluti e un lungo tricolore che si muove mosso dalla settembrina che raccoglie le note dell'inno di Mameli. Parte con un dialogo sereno, con un lavoro importante da parte dell'amministrazione rispetto alla salute dei plessi scolastici, delle strutture scolastiche, e parte con l'impegno di voler sistemare, e già in parte è stato sistemato, quanto abbiamo trovato quando ci siamo insediati. Per quanto riguarda proprio gli edifici scolastici, novità alla scuola elementare Mazzini, dove la mensa verrà spostata nei locali dell'Informa Giovani, che traslocherà a sua volta in piazzetta Guadagnin. E chiudiamo questo nostro viaggio con loro, con i ragazzi e i buoni propositi per il nuovo anno scolastico. Sono di andare bene e essere sempre contento anche pur andando a scuola, e spero di convivere questa esperienza con i miei migliori amici. Mai arrendersi, puntare sempre avanti e se sbagli riprovaci, perché gli errori ti possono anche aiutare. Prendere buoni voti, comportarsi bene con gli insegnanti e comportarsi bene a scuola e non arrendersi e non mollare mai. Un carico di emozioni per cominciare un nuovo anno scolastico, e così 120 alunni delle medie dei tre plessi di Solagna, Pove e Valstagna dell'Istituto Comprensivo hanno partecipato a un'iniziativa unica promossa dall'Ivanix Team, un modo per scoprire le bellezze e le unicità della nostra terra, divertendosi in compagnia. A volte si va molto lontano, ma c'è un patrimonio inestimabile qui da noi, quindi una grande occasione, ma anche un'occasione di unità, perché qui non sono venute solo le scuole del Comune di Valbrenta, ma di Solagna e di Pove. Questo perché il territorio è di tutti, ci può essere una competenza amministrativa, ma noi della Valbrenta siamo sempre stati intenzionati, abbiamo sempre cercato di allargare i nostri confini, e oggi grazie a Ivan l'abbiamo fatto un'altra volta. E così visita alle grotte e ai musei, per poi salire in battello e navigare il nostro fiume Brenta. I ragazzi sono entusiasti, lo siamo anche noi, perché ci dà la possibilità questo tipo di lavoro di incidere sul territorio e di innervare parecchi discorsi, anche la mitologia con il filo di Arianna, questo filo che porta dentro le grotte, ma con l'acqua, con il fiume, con gli alberi, con il patrimonio naturale che abbiamo. Ciao, ciao.
Eccoli i nuovi ambulatori in via di completamento alla pediatria del San Bassiano, un'esigenza che si era presentata per non avere bambini malati con diverse patologie in ambienti promiscui e avere ambienti di standard medici più elevati. Gli ospedali in generale, per quanto siano moderni, sono dei cantieri continui. Noi cerchiamo sempre di fare delle attività di miglioramento. Sullo sfondo ci sono i grandi interventi, diciamo le grandi opere, ma poi è un continuo miglioramento. Qui siamo in pediatria. Nel 2018 avevamo portato la patologia neonatale dal sesto piano al piano sotto per creare l'area materno-infantile e quindi mettere, diciamo, la neonatologia vicino alla sala parto. E adesso quell'area è stata ripristinata e l'abbiamo trasformata in ambulatori dedicati. Gli spazi che c'erano precedentemente erano insufficienti per svolgere tutte queste attività e quindi abbiamo pensato di allestire questi spazi che adesso consentono a tutti i medici di reparto di lavorare con più tranquillità e con spazi migliori. Ecco, diciamo, riuscite quindi a organizzarvi meglio sia dal punto di vista medico che infermieristico? Assolutamente sì. Possiamo diciamo svolgere la nostra attività più facilmente. Un altro passo in avanti sarà il miglioramento dell'attività operatoria dell'ospedale, con due nuove sale particolarmente evocate per gli interventi maggiori. Ed infine la sfida importante per il nuovo pronto soccorso bassanese. Una data realistica dovrebbe essere 31 ottobre, 15 novembre, e quindi per l'inverno avremo anche il nuovo pronto soccorso completo. Ieri era il sogno di Beatrice, che Rete Veneta aveva sin da subito abbracciato e portato avanti con estrema convinzione. Oggi quel sogno è sempre più una realtà e sta coinvolgendo sempre più comuni. L'installazione delle giostrine inclusive per far sì che il diritto al gioco sia un diritto per tutti i bambini indistintamente. Si è cominciato a Bassano, lo ricorderete, la città di Beatrice, e nei mesi altri comuni del comprensorio hanno appoggiato questa grande idea. L'ultimo passo in ordine temporale ci porta a Rossano Veneto, al Parco Sebellin. La campagna di Rete Veneta era mirata a coinvolgere sempre più persone, a cominciare dalle istituzioni, nella lotta alle barriere architettoniche. Un messaggio che a Rossano è stato colto dalla sindaca Martini e da un privato che ha regalato al suo paese questa giostrina inclusiva. L'idea è nata un po' guidato e un po' anche spinto dal sindaco Morena Martini in quello che poteva servire al comune di Rossano. E ha trovato in me la sensibilità nei confronti dei bambini, specialmente dei bambini speciali. E quindi è stato molto facile realizzare ed è un regalo come me l'avessi fatto a me. È un traguardo importante che si aggiunge a tanti altri traguardi, perché stiamo cambiando un po' tutte le giostre, no? Nei quartieri, anche in Parco Toniolo, e stiamo prendendo solo giochi già da 2 anni legati anche alla disabilità e all'inclusione dei bambini speciali. È un segnale forte, perché il diritto comunque al gioco deve essere un diritto per tutti i bambini con disabilità e anche senza disabilità. Tra l'altro, per Marchiori questa inaugurazione arriva in un giorno per lui speciale. Festeggerà un grande matrimonio e questo è il regalo di nozze che fa il suo comune. Sono emozionata e spero che ci siano tanti altri Claudio nel mio comune che magari anche per una sciocchezza dicano: sindaco, di che cosa c'è bisogno? E i diretti interessati, i bambini, che ne dicono? Com'è questa giostrina? Bene. È divertente? Sì. A te piace la giostrina? Sì. È bella? Ti stai divertendo? Sì. Wow! Andiamo a raccoglierla, vieni, aspetta, vieni a prenderla, piano piano. Bravo! Bravo! Attento che pesti la cannuccia. No. Bravo! Il nostro leoncino è tornato a far sentire il suo ruggito. Solo poche ore fa lo avevamo lasciato steso sul lettino dopo la seconda operazione e adesso guardate che roba. Il nostro piccolo Gio fa davvero piangere dalla gioia non solo mamma Erika e papà Bruno, ma anche tutti noi, tutti voi che abbiamo e che avete seguito e si continua a seguire quella che possiamo chiamare una grande storia d'amore. Perché grazie all'amore di tutti voi telespettatori che questo cucciolo di guerriero oggi riesce a piegare la gambina dopo la delicata operazione effettuata dal professor Paley nella sua clinica in Florida, dove si trova Joe, che sta dimostrando tutta la sua grinta. E ti abbraccerò per darti forza sempre. Ti
darò certezze contro le paure per vedere il mondo. Domani sarà dimesso dall'ospedale e intanto non possiamo che appoggiare quello che dice mamma Erika in questo video. Guarda che vero campione che sei! Sì, caro Giovanni, sei proprio un grande campione, il nostro grande campione. Resteremo in piedi e resterò al tuo fianco fino a che vorrai. Ti difenderò da tutto, non temere mai. Questa era una selezione di alcune tra le principali notizie che la nostra redazione ha trattato nel corso della settimana nel nostro territorio. Grazie per averci seguito. In tavola la freschezza dei prodotti di Cherubin. Carne salata trentina 19,90 euro al chilo. Soppresse chilometro zero suini origine Italia 11,90 euro al chilo. Le previsioni per domani. Significativi spazi di sereno alternati a un cielo poco o a tratti parzialmente nuvoloso, in genere senza precipitazioni. Temperature minime stazionarie in lieve calo, massime in leggero aumento. Per ogni occasione speciale stupisci i tuoi ospiti con i nostri rinfreschi. Panini Mignon 80 centesimi, torte intere 10,90 euro al chilo. Cherubin, a Bassano, via Gobbi.